Buongiorno, oggi vi faremo vedere come fare il Mont Blanc a pasta. Per fare il Mont Blanc a pasta serve la pasta di marroni, se ce l'avete o la comprate, se non ce l'avete la fate con i marron glacé, li passate nel robottino con lo zucchero a velo. Un tagliapasta, noi lo usiamo zigrinato o ondulato, come volete chiamarlo, grande, che darà più onda ai nostri Mont Blanc. Poi servirà lo zucchero a velo per spolverarli, la meringa e la panna montata. Ora il nostro chef pasticcere vi farà vedere come montare i Mont Blanc. Buongiorno, oggi faremo i Mont Blanc a paste. Allora, per fare i Mont Blanc ci vogliono le meringhe, che già ho dato la dose l'altra volta, adesso ve la metto sul link sopra. Allora, prendiamo le meringhe, queste sono a paste, poi dopo in un altro video vi farò vedere come si fa il Mont Blanc a torta. Allora, si prende la panna montata, sempre nel sacco a poche con il solito beccuccio grande, e si fa un giro così. Questo serve per far attaccare la pasta di marron glacé. Le meringhe possono essere anche più piccole o più grandi, a seconda di come lo volete fare voi. Allora, questa è la pasta di marroni. O la comprate già fatta, o se no prendete dei marron glacé con il robottino, con l'elica, li frullate, ci mettete lo zucchero a velo e deve venire di questa densità qui. Comunque, se la comprate è meglio. Allora, con lo zucchero a velo si mette sul tavolo per non farlo attaccare, e sopra. Poi prendete lo stendarello e lo tirate come se state tirando un pezzo di pasta frolla, di pasta sfoglia, la stessa maniera. Allora, c'è anche un altro sistema per farlo, che si mette la pasta di marron glacé è una siringa a buchi, tipo quella dove si passa il purè, e si fa il Mont Blanc a spaghetti, però facendolo così è più bello. Allora, tirate abbastanza fina, poi prendete un tagliapasta, di una grandezza che copra o anche più grande, a seconda se volete fare a cungole a piccola. O coprirla tutta quanta. Allora, una volta fatto questo, si prende il pirottino. Queste sono le carte che trovate sotto le pastarelle, si chiamano pirottini. Lo mettete dentro. A questo punto si spolvera con lo zucchero a velo ed ecco il Mont Blanc finito. Questo è il Mont Blanc a paste, la prossima volta faremo il Mont Blanc a torta. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.